Ciao Pino, prima di tutto siamo grandi amici, la radio di una volta. Da tanti anni. Mi hai visto sposare, quindi mi conosci da ragazzo. Da una vita. Io sono venuto qui per chiederti di fare gli auguri di Buon Natale ai nostri cittadini sia italiani che all'estero, ma non solo, per parlare anche un po' di questa mola. Beh, allora, intanto saluti a tutti quelli che stanno guardando il vostro sito e quindi naturalmente entriamo anche nella parte natalizia, quindi l'auspicio e gli auguri. Allora, gli auguri sono naturalmente quelli di una serenità, di una felicità che è difficile da raggiungere, perché comunque stiamo trascorrendo e passando un brutto periodo di crisi a livello nazionale e quindi anche a livello locale. E l'auspicio è che l'anno che verrà, quindi il 2014, sia un po' più clemente nei confronti di tutti i cittadini italiani, perché stiamo veramente messi maluccio. Naturalmente Mola è lo specchio anche del livello nazionale, quindi di conseguenza l'auspicio che anche a Mola migliori qualcosa, perché di fatti sino ad oggi non abbiamo visto grandi cose. Un'altra domanda, è piccolissima, ma notavo in giro per le strade che manca la gente, mancano le persone, i commercianti sono vuoti, manca tutto, non so, sta succedendo questo. Sicuramente l'amministrazione dovrebbe prendere atto di questa situazione e promuovere qualche iniziativa. Ricordo che qualche anno fa io stesso ho fatto delle iniziative, vedi Spendiamo le parti in crociera, comunque tante di quelle iniziative finalizzate proprio a incentivare gli acquisti sul territorio. Naturalmente la crisi c'è, è evidente, naturalmente la gente preferisce più starsene a casa e non fare cattivo sangue, vedere le vetrine e non poter acquistare niente. Un'ultima cosa, te lo ricordi Mola Pulita, incomincia da te, quell'articolo, quel certo, manifesto che... Certo. Che anno era? Sinceramente sono un po' scarso con le date. Comunque se parliamo di 15 anni fa. Sicuramente sì, più di 10 anni fa. Secondo te la differenziata come sta andando? Sta prendendo piede, potremmo fare anche noi cittadini molto di più, siamo molesi, testa dura, però voglio dire, sicuramente abbiamo dato una bella, diciamo, indicazione ai cittadini, una bella retta via, perché è quella del riciclaggio una scelta obbligata e quindi di conseguenza spero che aumenti sempre di più. Io ti auguro un buon Natale, un felice anno nuovo e arrivederci nel 2014. Auguri a tutti. Grazie, ciao Pino.